viaggi pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi, alla stazione un'emozione, alla vita che si fa sognare. Sento il suono del metallo che stride, mentre il basso qualcuno sorride, frena il treno e mi sposta un po', adesso lo so, sto arrivando da te. Si è svolto presso lo Stadio Carrano a Santa Maria di Castellabate il primo memorial dedicato a Tiziana Lembo, la 19enne originaria di Punta Licosa, scomparsa un anno fa per un arresto cardiaco. Il memorial, organizzato dall'Associazione Tiziana Lembo, ha visto la partecipazione di cittadini, amici e familiari che insieme si sono uniti nel ricordo di Tiziana, organizzando la partita del cuore, dove a scendere in campo sono state le squadre della Polisportiva Santa Maria e la squadra Leucosia, tutti uniti per un unico obiettivo, quello di acquistare un defibrillatore da donare alla comunità di Punta Licosa. La vita di Tiziana continua nel cuore di Dio, nel cuore dei genitori, del fratello, nel cuore di chi ha fatto esperienza della sua persona, nel cuore degli amici, ma con un impegno ben preciso: custodire, difendere, valorizzare e qualificare la vita e il tempo che Dio ci dona. Grazie, perché in suo nome avremo la possibilità di dare speranza a tante altre persone. L'acquisto di un defibrillatore e la sensibilizzazione a prevenire le malattie cardiovascolari è uno degli impegni principali dell'associazione, e la loro riuscita dipende da noi, dalla nostra generosità. Ho messo in tasca un po' del tuo respiro, dice la canzone di Amoroso. Noi oggi mettiamo in tasca un po' di desiderio e di volontà a costruire qualcosa di bello nel nome di Tiziana. A chiudere la manifestazione, la canzone preferita di Tiziana, accompagnata da un volo di palloncini che hanno sfiorato il cielo per rinnovare l'amore di tutti coloro che l'hanno conosciuta. Siamo senza direzione, pur volendo non mi incontrerai, ma se ti aspetterò, succede senza far amore, annullare le distanze che ci separano, intanto sopravviverò, ho messo in tasca un po' del tuo respiro. Senza far rumore.